Noi le imprese ce le abbiamo nel sangue, no? Noi andiamo da un'altra parte. Abbiamo detto, cioè, andiamo agli antropo, andiamo dall'altra parte della Terra. E abbiamo visto che c'era l'Australia. Obiettivo? Allora, in Australia c'è un deserto che si chiama deserto sabbioso. Io non so chi gli ha dato il nome per primo. Si vede che questi qua si sono trovati là in mezzo, tutti così un po' a fa, fine. Ma che cazzo lo chiami? Non so, vedete? È sabbioso, figa, sabbioso, vai! La montagna montuosa e il mare maroso, via, abbiamo finito. No, perché era finito. Ma che là c'è un sole che picchia e ti spacca in due. Comunque, l'obiettivo è attraversare il deserto sabbioso. Ci siamo allenati, attrezzati, quando ci siamo sentiti pronti abbiamo preso la nave e siamo partiti. E siamo arrivati nel Golfo di Grevelis, dove lì partono tutte le imprese. Questa volta col cartello c'era scritto «Bravo, ma l'hai preso alla larga». Va bene, il comandante sa solo sta strada, che cazzo ne sai. Abbiamo scalicato le slitte da deserto, ci sono, le slitte da deserto consone per l'avvenimento, e questa volta gli animali adatti. 12 chihuahua per una slitta, 12 chihuahua per l'altra slitta e 2 chihuahua di scorta sulle spalle in caso si sgonfiava qualcuno. Tutti precisi, eh? Copertura solare fattore 350, occhiali da sole, Panama. E sulle manine una bella Marina Fabricola cannuccia. Al primo ghibiop abbiamo sentito puzza di bruciato. Che c'è sto? Perché lì fa anche 70-80 gradi all'ombra. Io insisto, ghibiop, ghibiop, e sentiamo. Tipo quando metti la salsiccia sulla piastra, uguale. Lì erano i chihuahua che stavano cambiando forma. Mio fratello, sapete cosa ha fatto quello lì nella sua slitta? Lui ha messo un chihuahua, un peperone, un chihuahua, un peperone, un chihuahua, un peperone. Ho detto, ma sei sadico, figa, un po' di rispetto, almeno per i peperoni. No, è andato via dritto. Abbiamo fatto su 4 spiedini che li abbiamo regalati al comandante della nave che ancora ci ringraziava delle mollette. Da quel punto in avanti ce le siamo tirate a mano le slitte. Andiamo, 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 andiamo. Mio fratello mi blocca e mi dice. Scusa, ormai mio fratello parlava come me. Perché a furia di prendere il fumo passivo non reagiva più. Siccome l'ho visto anche un po' così semi-equilibrio, gli ho detto, ho capito, allora ci fermiamo qui a riposare. Io sto qui a scaricare le slitte e te vai nel bosco a prendere la legna. Siccome è rimasto più fissato e preciso di prima, è tornato con tutta la legna della stessa misura, stessa forma, stesso peso. Ha fatto una catasta di legna precisa e sembrava una campagna indiana. Io ero lì che lo guardavo e dicevo, caspita però mio fratello, ci dà delle soddisfazioni, non dobbiamo sempre prenderlo in giro. A un certo punto tira fuori un panetto marrone così, lo mette sotto la tenda e gli dà fuoco. Io lo guardo e gli faccio, scusa, vieni qua un momento. Scusa. Dov'è che hai trovato quel dado Knorr che hai messo sotto la tenda? L'ho trovata nel tuo zaino. Ma no, sei scemo, ma chiedila, ha fatto su una fumata che ha sconvolto l'ecosistema australiano. Io non sapevo più dove nascondermi dall'imbarazzo. Vado dentro un bosco, c'è il koala. Il koala, col koalino attaccato qui, che l'eucalipto lo rollava, non lo mangiava più. E il koalino fa, allora, passi o no? Ma come passi o no? Ma è minorenne. Allora, vado nel deserto, vado nel deserto e c'erano 4 aborigeni seduti in cerchio che ridevano. E dico, ma che cazzo ci avete da ridere? Ma lei come fa a vederci? Come faccio a vedermi? Perché? Noi siamo dentro un igloo. Ma quale igloo? Ma c'è il deserto! Uè, allora si è sciolto, eh? Come si è sciolto? Dietro c'erano 2 canguri che camminavano uno vicino all'altro. E ho sentito un canguro che diceva quell'altro, diceva Giorgio, è un tipico nome canguro
Giorgio, senti, c'è una cosa che ti devo dire e mi sa che te la devo dire adesso. Ma noi? Ma che cazzo saltiamo a fare? Ma cammina con queste zampe, cazzo te ne frega te. Vedi la borsa? Sbatte meno, sbatte meno. C'era... Quella è la brutta, brutta, brutta. C'erano i coccodrilli che si strappavano la pelle e la rivendevano pur di fumare qualcosa. È venuto da me un coccodrillo e mi fa: vuole farsi gli stivaletti? Vuole la cintura? No, vai via, niente, anche borsa via, vai via. A un certo punto dal mare arriva un uccello bianco, gigante, bellissimo, che faceva così, guarda, faceva. Oh! Oh! Boa! Allora chiedo alla guida e gli faccio: scusi, ma che razza di uccello è questo qui? È il gabbiano stupefatto. Si meraviglia di quello che vede. Ah, esiste, questo esiste, cazzo. Se andate in Australia, questo esiste. Dipende da cosa fumate.